Pompa di calore e super bonus. È stata prorogata la possibilità di usufruire del super bonus anche nel 2022? È stato prorogato lo sconto in fattura? E poi, quali sono i motivi principali per cui viene bocciata o bloccata una pratica del super bonus? E poi andiamo sul concreto. Effettivamente, quanti cantieri sono partiti con il super bonus 110%? E a dirla tutta, le pratiche mi sembrano anche un po' bloccate. Dove mai saranno bloccate tutte le pratiche del super bonus? Ecco, di questo e tanto altro vedremo oggi insieme all'ingegner Fabio Vidotto, fondatore di detrazionifacili.it, che sicuramente avrai visto su Sky TG24. Fabio Vidotto, esperto di super bonus, detrazionifacili.it, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a lei. Dal vostro osservatorio, come sta andando questa misura, posto che il governo l'ha anche semplificata, no? Con le ultime manovre, e quindi sta funzionando? Bene, prima di partire con la chiacchierata con Fabio, se vuoi scoprire di più sulle pompe di calore, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. E se vuoi approfondire il tema delle pompe di calore, vai su samueletrento.it. Ciao, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, quindi a trasformare la loro casa in 100% elettrica con le pompe di calore. Praticamente andiamo nelle case e togliamo il contatore del gas. Oggi ti voglio parlare di super bonus, perché ovviamente è legato alle pompe di calore, però non lo farò direttamente io perché non sono un esperto di questo tema. Ho chiamato allora un mio amico che fa questo di mestiere e segue pratiche per il super bonus in tutta Italia. Allora passo la parola, collegandomi al computer, a Fabio Vidotto. Bene, ciao Fabio, ben ritrovato e grazie per la tua disponibilità, per il tuo tempo, visto che sei preso come non mai, visto tutte le pratiche che state gestendo e visto il marasma del super bonus. E, chi meglio di te per presentare cosa fate con due parole, prima di farti alcune domande che sinceramente mi girano per la testa e che tanti continuano a farmi su questo super bonus ad oggi, a luglio 2021. Allora, dimmi chi è Detrazioni Facili, cosa fate, visto che sei il fondatore di questa rete. Allora, grazie Samuele innanzitutto dell'invito a questa chiacchierata informale. Io sono un ingegnere termotecnico e Detrazioni Facili l'abbiamo creata a fine del 2019, quindi in tempi non sospetti, prima del super bonus, ed è diventata ad oggi una realtà, una delle più importanti realtà d'Italia. Considera che siamo oltre 130 studi tecnici affiliati a questa nostra rete e gestiamo, aiutiamo clienti, ma anche imprese e anche altri professionisti a gestire tutto il processo dei bonus fiscali, dallo studio di fattibilità fino alla gestione del cassetto fiscale, rapporti con le banche, con i fornitori, sconti in fattura, eccetera, eccetera. Ad oggi considera che abbiamo superato le 600 pratiche in gestione in tutta Italia e oltre 150 milioni di euro di cantieri che stiamo appunto sviluppando. È un risultato importante, un osservatorio per noi anche importante, grazie anche alle partnership come quelle con Sigillo Sicuro, che ci permettono ovviamente di aumentare anche le nostre competenze tecniche specifiche sulle pompe di calore, nel vostro caso, ma anche con altri partner come Keracol per la parte di cappotti, rinforzi strutturali, o partner di servizi sulle assicurazioni, commercialisti, avvocati e via dicendo. Bene, bene, beh, insomma, gran lavoro e tutta la mia stima, visto il periodo piuttosto intenso. Parto subito con una domanda piuttosto calda che mi fanno un sacco di famiglie preoccupate sul fatto che magari il super bonus possa finire dopo domani. È vero che è stato prorogato per il 2022? Allora, sì, possiamo tranquillizzare tutti i tuoi clienti, tutti i proprietari delle villette monofamiliari, e quindi hanno prorogato ufficialmente fino al 30 giugno 2022 sia il super bonus, quindi il 110,
che la cessione del credito e lo sconto di fattura, perché anche questo era oggetto di dubbio per la proroga, mentre invece è molto importante che questo strumento, quindi la gestione del credito tramite o lo sconto di fattura o la cessione del credito, rimanga su questa misura del 110, che è una misura sicuramente importante, e tanti, soprattutto nelle monofamiliari, magari non hanno la possibilità di portare in detrazione tutta la cifra, e quindi sicuramente ci fa molto piacere che hanno prorogato anche la cessione del credito. Sì, strumento direi fondamentale a prescindere dal super bonus, ma anche per tutti gli altri bonus, e probabilmente sarà anche un modo nuovo di lavorare per il futuro, ecco, che non ci vede coinvolti solo qui in un paio d'anni. E, sì, se lo toglievano cadeva il castello, nel senso che si fonda quasi tutto sullo sconto in fattura e sulla possibilità di cedere il credito. La preoccupazione è tanta, visto che i documenti da preparare sono tanti, visto che bisogna fare collaborare professionisti diversi, da geometra, architetto, termotecnico, commercialista, l'impresa, ecco. E sempre più arrivano dubbi sul fatto che sì, ma se mi bocciano la pratica cosa succede? Se mi bloccano la pratica cosa succede? Se mi fanno un controllo e non è tutto in regola cosa succede? Ecco, visto che voi siete proprio dentro alla questione, quali sono i motivi principali perché una pratica magari si blocca o che potrebbe andare male? Quali sono quelle cose da veramente tenere bene e fare attenzione in questa fase? Allora, è sicuramente una bella domanda, e concordo che il processo, diciamo, completo è molto lungo e laborioso. Non si può pensare che una sola figura professionale tecnica possa seguire dall'inizio alla fine in maniera completa un cliente, ed è fondamentale fare squadra. E come dicevamo prima nella nostra chiacchierata iniziale, è molto complicato far dialogare i diversi attori, no, di questo film, sia dal punto di vista degli professionisti che progettisti, piuttosto che le imprese, che dove devono portare avanti un discorso anche di esecuzione lavori utilizzando, diciamo, anche sistemi, materiali che rispettino i requisiti di legge, piuttosto che anche le semplici fatture che vengono emesse dalle imprese devono seguire alcuni criteri ben precisi. Un consiglio che posso dare è perché i problemi nascono quando non c'è la congruità, la corrispondenza, soprattutto dei numeri. Sono molto contento che abbiano introdotto la figura dell'asseveratore tecnico e il, diciamo, asseveratore fiscale, quindi il cliente viene anche tutelato da questi due livelli di controllo, cioè l'asseveratore tecnico che controlla e fa un'asseverazione sulla, diciamo, parte tecnica e congruità delle spese rispetto ai massimali di spesa, ma rispetto anche ai computi metrici con i prezzi di riferimento, e poi un passaggio successivo per andare a generare quello che io dico sempre un credito sano è quello del commercialista, che appone un visto di conformità, fa un controllo, una checklist molto, molto, molto ricca, fa un controllo di tutti i dati, tutti i numeri, incrocia tutti i numeri e quindi deve tornare tutto. Il mio consiglio è quello di non arrivare però al commercialista con dei documenti disastrati, cioè è importante partire all'inizio con uno studio di fattibilità ben fatto, in modo da capire già da subito se ci sono i requisiti per poter andare avanti, per poter accedere ai bonus. Diversamente, come facciamo noi per alcuni nostri clienti, fermiamo l'operazione già all'inizio. Quindi il mio consiglio è: non partite se non avete le idee ben chiare e se non è stato verificato esattamente la possibilità di accedere ai bonus fiscali. Ok, e immagino anche che bisogna partire già sapendo chi è la squadra, no? Per non trovarsi poi a metà del percorso che ti manca il compagno di squadra, che può essere il fiscalista piuttosto che l'asseveratore tecnico, che sono pedine fondamentali, ecco, e che devono collaborare tra di loro, perché altrimenti viene fuori un gran casino.
Sì, concordo, infatti proprio quello che facciamo noi è coordinare fin dall'inizio, quindi avere già l'idea ben chiara di quali saranno i vari professionisti che entreranno in gioco. Ovviamente in questo periodo abbastanza particolare, no? Scenari di mercato particolare, caro prezzi, materie prime che mancano, imprese che sono piene di lavoro, uno dei focus deve essere quello di individuare sicuramente le imprese che faranno i lavori, individuare la tipologia di materiale per poter poi non rischiare di arrivare molto lunghi coi tempi e iniziare il cantiere, dare magari inizio lavori documentale, ma non c'è l'impresa disponibile, non c'è la materia prima. Esatto, sì, si parla già di fine anno come tempistiche, fine 2021. Ho fatto un video a luglio 2020 in cui dicevo è partito il super bonus, ma è già finito, perché ovviamente le domande sono tante e le aziende sono poche. Ma allora, stiamo parlando da luglio, agosto, settembre, ottobre 2020 di questo super bonus. Effettivamente i numeri, quanti cantieri sono partiti o sono stati fatti rispetto alle aspettative, appunto, che erano molto alte? Perché ne sento gran parlare del super bonus, stiamo realizzando tutti quanti dei cantieri, delle trasformazioni energetiche nelle abitazioni, ma i numeri reali quali sono, tu che sei dentro? Allora, ti dico, do dei riferimenti che sono stati, diciamo, diffusi da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, quindi sono attendibili, al 1 luglio 2021. Okay. Ci sono oltre 24.000 interventi per quasi 3,5 miliardi di euro di lavori. Un dato importante che ovviamente sposta la cifra è che quasi il 40%, oltre il 40% di questi numeri, dell'importo complessivo, deriva dai condomini, dagli interventi condominiali, che sono interventi dove mediamente si sale oltre il milione di euro di lavoro per un condominio, 1, 2, 3, 10. Noi stiamo valutando anche progetti con condomini di oltre 600 unità immobiliari, quindi lì arriviamo oltre ai 30 milioni di euro di lavoro. Quindi capisci che non sono le villette che fanno il numero grosso di miliardi di euro. Però in questo momento ci sono... Io dico, tanti operatori si stanno comunque spingendo sulle villette monofamiliari, sono anche più veloci, interventi più veloci da realizzare. E poi ovviamente, se non lavoriamo nelle grandi città, l'edificio condominiale non c'è, cioè tutte le varie periferie, città, paesini, dalla quale l'Italia è cosparsa, è piena di villette monofamiliari, quindi assolutamente noi siamo pro questo tipo di intervento, anche perché i condomini hanno un po' più di respiro per poter finire i lavori. Si parla quindi del 31 dicembre 2022 per completare i lavori sui condomini. Quindi focalizziamoci sulle villette in questo momento, sicuramente riusciremo ad aiutare tante famiglie. Condivido assolutamente il pensiero. Ho visto l'evoluzione di questo super bonus a settembre-ottobre 2020, eravamo tutti impegnati a fare le verifiche di fattibilità, poi presentare in comune le richieste, poi pian piano si stanno iniziando a fare i cantieri, i lavori reali. Però mi sembra che una grande quantità di lavori, di pratiche, sono bloccate. Secondo te dove sono bloccate? Allora, sicuramente tante pratiche si sono bloccate causa abusi edilizi. Noi, nei vari studi di fattibilità che abbiamo avviato, anche nei primi momenti, diciamo, del super bonus, si sono incagliate all'interno dei comuni. Perché anche gli accessi agli atti per la verifica, per la richiesta della documentazione delle autorizzazioni edilizie di un fabbricato, causa anche Covid, che una volta si andava in comune, si faceva la richiesta direttamente all'ufficio tecnico senza grosse difficoltà, o
noi tecnici oppure la signora Maria, il proprietario di casa, e nel giro di una settimana, due settimane, massimo un mese si riusciva ad avere la documentazione. Adesso ci sono dei comuni con i quali prima di avere un appuntamento magari passano anche 60 giorni, quindi capisci che e poi i tempi per restituire, diciamo, la documentazione sono, a volte arrivano anche a 5-6 mesi. 5-6 mesi il super bonus è bello che è finito, quindi ci ha aiutato, ci aiuterà molto probabilmente il decreto semplificazioni, che aspettiamo anche la conversione in legge, credo proprio a giorni, adesso non so, magari quando pubblicheremo il video sarà uscito, e sarà uscita la conversione, e quello sicuramente il decreto semplificazioni aiuta, perché era di più, diciamo, richiesta da parte del tecnico dichiarare lo stato, diciamo, legittimo dell'immobile. Tuttavia, ovviamente noi, per i nostri clienti, se c'è una sanatoria da fare, la presentiamo, e parallelamente il giorno dopo si presenta poi il progetto per il super bonus, perché comunque è stato chiarito dal decreto semplificazioni che l'irregolarità non va a inficiare tutto il bonus, tutto il super bonus, tutto il bonus fiscale, però è come se io non presento una sanatoria, sto denunciando praticamente il cliente che firma la pratica presentata in comune, si sta autodenunciando, e quindi potrebbero esserci comunque delle difficoltà, dei problemi. Poi una cosa che dico sempre, Samuele, ai miei clienti è: sappi che per casa tua, se non paghi tu questa sanatoria, la pagherà qualcun altro in futuro, quindi come questa casa, in caso di o magari una successione, una donazione verso i figli, qualcuno la dovrà mettere a posto. Tanto vale sfruttare questo momento storico dove comunque si vogliono fare degli interventi per mettersi in regola. Ok, grazie Fabio. Allora, l'ultima domanda, perché sai, un dubbio di tanti: c'è il super bonus, 110%, tra virgolette paga lo Stato, in realtà paghiamo noi, o si paga, insomma, non è vero che paga lo Stato, e su questo ci tengo a dire, mi raccomando, facciamo lavori che hanno un senso, che avresti comunque fatto, e non perché c'è il super bonus esageriamo sul fotovoltaico, sulle batterie, facciamo qualsiasi tipo di cosa che tanto paga Pantalone. Il tema del rincaro materiali, te l'ho sentito dire anche a Sky TG24, che è un tema piuttosto caldo e sta coinvolgendo tutti i settori, non solo neanche dell'edilizia, ma anche altri settori in generale. E, da una parte il tema che, è visto che c'è Pantalone che paga, probabilmente qualche preventivo è stato gonfiato, quindi è un rincaro materiali in realtà dettato da questa possibilità, che tanto il cliente non tira fuori i soldi, e dall'altra invece un vero rincaro dei materiali, perché partendo dalla materia prima, poi a scalare, effettivamente molti materiali sono aumentati del 3, del 5, del 10, del 20%. Ecco, tu che hai in mano computi metrici, che hai in mano preventivi, visto che dovete asseverare, cosa stai vedendo? Che idea ti sei fatto? Allora, questo è un problema, diciamo che innanzitutto non è un problema strettamente legato al super bonus, perché il rincaro prezzi deriva dalle materie, il rincaro delle materie prime a livello mondiale, e sicuramente portato dal periodo storico, dal Covid, e quindi probabilmente anche dal fermo di molte fabbriche di produzione, no, di materia prima. E in Italia questa problematica si sente molto, perché l'edilizia è ripartita fortemente grazie al super bonus, e quindi c'è stata una richiesta enorme di materie prime. Parliamo di sicuramente ferro, plastica, legno, ma anche poi tutta la componentistica elettrica, elettronica, anche per le pompe di calore del quale tu sei esperto. Comunque anche si hanno dei ritardi anche nella consegna proprio dei sistemi assemblati completi. Il rincaro prezzi è un problema enorme. So che comunque hanno presentato, adesso se non sbaglio, una proposta con un plafond per andare a calmierare il rincaro dei prezzi per le imprese.
Credo che questa manovra però non possa aiutare, ma anzi aumentare quella che è un po' la speculazione dal punto di vista economico delle imprese, perché dicono tanto se invece di chiedere 100 chiedo 120, quel 20 in più mi viene ridato dallo Stato, quindi è un meccanismo che non diventa virtuoso, ma non lo so, vedremo quale sarà, non voglio fare polemiche, però vedremo quale sarà, diciamo, il futuro. Il problema è enorme perché comunque le imprese, soprattutto che hanno contrattualizzato con dei clienti a una certa cifra, a un certo importo dei lavori, si ritrovano magari a dover pagare la materia prima 2, 3, 4, 6 mesi dopo a prezzi aggiornati e quindi con prezzi più alti, soprattutto per il super bonus, dove il cliente tendenzialmente cerca di avere il tutto gratis, riuscire a stare all'interno del tutto gratis con un aumento dei prezzi del 20%, del 30%, e in alcuni casi, cioè, i ponteggi sono raddoppiati, cose che costavano, cioè adesso superiamo i 20 euro a metro quadro per l'affitto del ponteggio, cose che, diciamo, prima erano praticamente meno della metà per il prezzo dell'impresa. Quindi che cosa... Quale sarà il futuro del super bonus legato all'aumento dei prezzi? Non lo sappiamo. La problematica è anche legata alla congruità dei prezzi che noi tecnici dobbiamo andare ad asseverare. Che cosa vuol dire? Noi dobbiamo andare a asseverare e quindi garantire nei confronti dello Stato che le imprese abbiano presentato delle offerte all'interno di dei prezzi di riferimento nazionali, come il prezziario DEI oppure dei prezziari regionali. Questi prezziari anche fanno fatica a stare dietro all'aggiornamento dei prezzi di mercato e quindi è un po' un cane che si morde la coda. So che in questi giorni dovrebbe essere uscito l'aggiornamento del prezziario DEI, per fortuna, e noi utilizziamo quello perché lavorando a livello nazionale sicuramente ci può essere d'aiuto. Se non sbaglio, anche voi, Samuele, anche tu, Samuele, sì, avete delle voci all'interno del prezziario DEI, no? Che noi, sì, utilizziamo. Sì, poi l'abbiamo anche supportato perché è uno strumento fondamentale, quindi è giusto che abbia un supporto perché venga utilizzato nel modo soprattutto corretto. Abbiamo stravolto ovviamente il modo di lavorare di tutti. Questo sembra, no, fare una villetta ormai è come fare un appalto pubblico. È così e sarà sempre così a prescindere dal super bonus, secondo me. Sì, poi anche noi sicuramente le nostre soluzioni non sono le più economiche, ma non per la tecnologia, ma anche per la professionalità che viene messa nel realizzare le cose, e adesso ti ritrovi realizzazioni magari fatte in un giorno, no? In un giorno lavorativo ti buttano via la caldaia, ti mettono una pompa di calore con due tubi e costano tanto quanto una soluzione invece ben professionale. Beh, Fabio, che dire? Ti ringrazio del tuo tempo che ci hai dedicato, perché è sempre poco, quindi per me è stato veramente un piacere averti qui e soprattutto portare un po' la realtà alle famiglie che non sono dentro il settore e che ci chiedono sempre un sacco di cose. Per chi volesse, trova i riferimenti di Fabio e di Detrazioni Facili sotto il link nella descrizione del video, e come sempre ti auguro un buon lavoro e ci vediamo presto, e grazie a tutti per aver partecipato a questa chiacchierata. Grazie a te, Samuele, e buona detrazione facile a tutti. Ciao, grazie.